I finanzieri di Taranto hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente ad un'azienda agricola di Avetrana per un ammontare complessivo di 241.000 euro. Sigilli a 3 terreni, un fabbricato e disponibilità finanziarie. L'azienda aveva indebitamente ottenuto un contributo a titolo di anticipazione proprio di 241.000 euro in relazione ad un importo totale di circa 485.000 dall'organismo pagatore AGEA, a fronte di un investimento approvato di oltre 1,2 milioni di euro, finalizzato ad un piano di investimento nel comparto del vivaismo per la realizzazione di serre per l'acquisto di macchine ed attrezzature innovative ad elevata tecnologia per la produzione vivaistica in serre. I finanzieri, che avevano già accertato anche l'utilizzo di una fattura per un'operazione inesistente per un importo pari a circa 450.000 euro, avevano già denunciato all'autorità giudiziaria il rappresentante legale della società. Ieri sera i carabinieri della sezione di Marina di Ginosa hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 45enne del posto per danneggiamento e minacce. L'uomo, recatosi presso l'abitazione della ex moglie dopo una breve ma animata discussione scaturita da dissapori legati alla fine del loro matrimonio, ha iniziato ad inveire verbalmente contro la donna. Poi ha danneggiato la porta d'ingresso condominiale utilizzando un utensile agricolo per riuscire ad entrare in casa della vittima. L'immediato intervento dei militari dietro segnalazione ha provocato la fuga del 45enne a bordo della sua auto, ma è stato bloccato, arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari, così come disposto dall'autorità giudiziaria competente. Sono gravi le condizioni dell'operaio della ditta appaltatrice Deca, vittima dell'infortunio verificatosi ieri sera nel parco minerali dello stabilimento Ilva di Taranto. L'uomo, secondo quanto riferito da fonti sindacali, sarebbe stato colpito al petto con violenza da una delle giunture che uniscono i tubi dell'impianto di irrorazione che verrà utilizzato per bagnare i cumuli e limitare la dispersione delle polveri, intervento che rientra nelle prescrizioni AIA. L'operaio è stato dapprima soccorso da personale sanitario all'interno dell'acciaieria e subito trasferito al Santissima Annunziata in condizioni di codice rosso. Si tratta del secondo incidente nella stessa giornata. Infatti, ieri mattina il 41enne Benedetto Montemurro, dipendente Ilva, era caduto da un ponteggio di 4 metri procurandosi diverse fratture. Non destano preoccupazione fortunatamente le condizioni di Luigi Papa, terza vittima in 2 giorni degli altrettanti incidenti verificatisi all'interno del siderurgico. Stamattina Papa era intento ad arrotolare una lamiera d'acciaio al terzo sporgente del porto quando è scivolato urtando la spalla contro un altro rotolo. È stato portato in infermeria per i necessari accertamenti. Ancora un suicidio nel Tarantino. Impiccandosi alla ringhiera del balconcino al primo piano di una villetta in fase di ristrutturazione in via Granchio Corso a Talsano, un 54enne di Statte, agente di commercio, sposato e con un figlio, ieri ha deciso di farla finita. Era arrivato sul posto con la sua auto. Sul biglietto lasciato ai familiari ha spiegato che alla base dell'estremo gesto c'erano problemi economici. A segnalare la presenza del corpo alla polizia è stato il proprietario della villetta, che vi si era recato per controllare lo stato di avanzamento dei lavori.